Eccoci qua. Questo è Armada Sideswipe, è della linea Armada, che è una linea di quasi 20 anni fa. E vi spiegherò la particolarità della linea mentre vediamo il modello. Allora, è una macchina, una utilitaria, diciamo, è abbastanza ben fatta. Abbastanza ben fatta, anche se decisamente plasticosa. Ha dei buoni dettagli colorati, e se guardate dentro al vetro vedete chiaramente la testa del robot. E ok. Qui dietro, dove ci sono le luci, c'è un piccolo pulsantino giallo che se noi premiamo fa ruotare questo pannello e dietro si vede una moto. Ok. Ne parliamo dopo. Bene. Se guardiamo da sotto, in realtà non si vede granché che possa ricondurre al robot. Ma non perché è nascosto bene, ma perché le parti del robot hanno una forma di merda. Ma quello lo vedremo anche questo tra pochissimo. Tra pochissimo. La linea Armada è stata la prima linea del dopo Beast Wars. In pratica è una linea che puntava molto di più a un'audience giovane, per cui hanno fatto dei Transformers molto, molto plasticosi, se vogliamo. Questo si vede proprio che è un giocattolo rispetto ad altri che abbiamo visto. Questo è decisamente un giocattolo, non si scappa. E l'hanno riempito di gimmick. Cosa sono le gimmick? Sono quelle parti che hanno un qualcosa di particolare, ovvero per esempio una pistola che spara, piuttosto che qualcosa che si allunga a scatto, eccetera, eccetera. L'Optimus autotrasformabile, no, faceva cagare quello, proprio perché si trasformava da solo. Io che cazzo faccio? Lo metto lì, si trasforma da solo, bene, e quindi? Qual è il mio valore aggiunto? Fa da solo. Ecco, una gimmick del modello è appunto quello di avere questo coso che ruota. Un'altra gimmick della linea era quella di avere i Minicon, ovvero dei Transformer più piccolini, che erano dei compari. E noi partiamo da questo, che è una moto, come vedete, una moto anche fatta discretamente bene per la dimensione. Nera con i tubi di scappamento blu. E possiamo trasformarla. Possiamo trasformarla. E la trasformazione ecco questa, scusatemi, si è sganciato tutto, invece di ruotare si è sganciato. Dicevo, la trasformazione è questa. Ecco fatto. E questo è il Minicon trasformato. Ha le gambe fatte dai tubi di scappamento, ma che sono proprio dei fogli di plastica. Le braccia non ce le ha. Ha le ruote che fanno su e giù e la testa è su quel boh, c'ha il collo lungo, non si capisce. Insomma, fa cagare. Passiamo alla trasformazione di questo modello. Si prende la pistola e si mette da parte, che era inserita qua sotto. Si prende tutto questo, questa parte, e si ruota lateralmente da una parte e dall'altra. Ok, si apre in due la parte posteriore e si allunga, si fanno uscire i piedi perché queste sono le gambe.
Questa parte, questa sezione si incastra in questo modo, si apre questa parte di cofano in due a formare le braccia e questa sezione si chiude a formare il petto. E questo robot è finito. Questo è robot finito, ok? A parte non essere per nulla solido, possiamo aumentare la solidità di nuovo ricollegando tra loro le gambe, però ovviamente facendo così si perde qualsiasi mobilità della parte inferiore, mobilità che comunque non ha, perché non ha le ginocchia questo modello. Come vedete ha anche di nuovo i pannelli dell'auto completamente esposti, allargati sui lati. Le braccia non possono stare lungo i fianchi perché hanno ste cose giga enormi qua di fianco. E c'è sto pannello che tiene la moto che è esposto. È lì, è dietro, così. E quindi fa genericamente abbastanza cagare. Ma non è finita qui perché abbiamo la sua arma, la possiamo mettere in mano, che certo. Però anche in questo caso ha delle gimmick. Ha delle gimmick in più, ovviamente. Se noi prendiamo il nostro Minicon, lo facciamo tornare in moto perché è più bello così, lo inseriamo nella porta Minicon qua dietro, ha questo meccanismo per cui può alzare il braccio. Ok? Inserendo il Minicon e agendo sulla levetta può alzare il braccio, solo il braccio destro, perché il sinistro faccio così, lo alzo lo stesso ed è più solido. Questo invece devo agire sulla cosa dietro. Ma non è finita ancora, perché queste cose enormi sono più o meno giustificate dal fatto che io premo questo pulsantino giallo e tiro un megapugno. O almeno questo è quello che ci hanno detto, perché il pugno rimane qui, tira solo una parte di cofano in avanti. E questo è Armada Sideswipe, uno dei peggiori Transformer di quella linea e uno dei peggiori Transformer in generale. Piace? Piace? È bello? Siete soddisfatti? Siete contenti? Vorrei far notare le differenze tra questa linea da supermercato e quelli odierni. Sni? Da una parte ti do ragione, Billit, però dall'altra ci sono a oggi delle linee da supermercato rivolte ai più piccoli. Rivolte ai più piccoli che fanno schifo più o meno quanto questo come robot. E qui piglia le mie cose con le pinze, ma rispetto a quelli questo ha più giocabilità. Ovvero, mettiti nei panni di un bambino. Ok, il robot è brutto, però ha un sacco di roba, ha la motoretta, la cosa che si aggancia qui, fa alzare il braccio, il pugno che si alza, eccetera, eccetera. Mentre quelli da supermercato rivolti ai bambini odierni sono solo, secondo me, fatti male. E basta. Per cui a me secca difendere questo modello, però ha un suo perché. Il problema era che al tempo che è uscito questa linea, c'era solo questa linea. Non ce n'erano altre, non c'era quella supermercato, quella per collezionisti, terze parti, no, c'era solo questo e basta. E infatti alcuni si sono allontanati dal collezionismo a causa di queste cose. Purtroppo o per fortuna. Però se vogliamo, questo è un altro esponente della stessa linea.
che è Wheeljack.